Bentornati sul canale di Axios00, bentornati in un episodio di Super Mario Odyssey. Siamo su Nintendo Switch, abbiamo il nostro Mario Pirata. Guardate quanto è bello, che ha un caldo fenomenale. Tra l'altro, comunque, ci eravamo lasciati qui. Lì c'è una luna che ho preso o no? Sapete che mi sa che non l'ho presa quella luna. Allora andiamo a prendere prima quella luna, poi andiamo lassù verso quel... Mario, non affogarmi adesso però, dannazione. Dicevo, poi andiamo a prendere quel... A prendere, ad aprire quella campana di vetro. Questo che vuole, esattamente. Quando l'acqua delle quattro fontane si unisce, nasce l'acqua nobile. Ah sì, l'avevamo già sentito. L'avevamo già sentito e questa gliel'abbiamo riattivata, se non altro, come acqua. Quindi spero sarà felice, come io sono felice di aver guardato qui, perché c'è roba. Aspettate un po', che qui sotto c'è roba. Andiamo subito, va, vedere un po' meglio, che è il caso, immaginavo. Qui a terra non c'è niente. Ora Mario, vedi un po' di risalire, che velocemente, che non si sa. Mario, ho detto stai su. Wow, quattro scrigni. Quale sarà? Ce ne sarà uno giusto oppure? Ah, qui... No, anche meno, dannazione. Quindi ora, ok, allora ve lo ricordo, non dovremmo aprire seguendo un ordine ben preciso. Sì, uno, poi due, poi tre e quattro, se non ho visto male. Ok, benissimo, in questo modo. Carina sta cosa, carina, carina, carina. Questa mi è piaciuta. Hanno messo l'ordine gesto, mi ricorda tanto una cosa tipo Zelda. Comunque, trappola nell'insenatura. L'importante è aver preso anche questa luna. E in questa zona mi sembra non ci sia altro ad occhio. Fatemi fare un girettino velocissimo. No, quindi torniamo fuori da qui e ripartiamo l'esplorazione. Perfetto, usciti. Allora, io, a parte il fatto che là c'è un'altra luna, avevo intravisto una luna anche qui dietro. Ora, vediamo. Mario, l'hai presa lunga. Benissimo, in questo modo. Ora, io proverò a fare... No, ma forse ce l'avamo già andati di là, allora. Eppure vi giuro che mi sembrava... Eh no, non ce l'avamo andati qui. È simile all'altra parte, ve la ricordate? Però non è quella giusta. Quindi, a parte il fatto, andiamo a prenderci queste monetozze, perché no? Che tanto ci servono, l'avete visto. Le consumiamo per farci sapere dove sono nascoste le varie lune che magari non... Non troviamo! Mario! Scusate, ma se io invece di... disintegrarmi di là, prendo uno di sti cosi, che visto che l'acqua ho notato che dura per parecchio prima di arrivare là. Tipo, allora, avanziamo in questo modo, ok. Poi io potrei cercare di arrivare fin lì, che ho visto che comunque dura, no, l'acqua. Cioè, non è... E ce n'è un altro po' anche lì dentro, perciò penso ci si possa andare tranquillamente. Yes! Almeno possiamo fare questo. Andare di qua. Ok, che credo fosse anche il modo in cui bisognava prendere l'altra, la porta, ve la ricordate? Propulsione d'acqua nel tunnel. E infatti propulsione d'acqua, perché questa altrimenti mi sa che era veramente impossibile da prendere come luna. Perciò anche questa è andata. Andiamo un po' di proseguire da questa parte, che c'è un tubo. Dove ci porta sto tubo esattamente? Già che ci siamo, visto c'è un tubo. L'avevamo già visto questo forse? Io sento roba qui però, aspettate un po'. Sto sentendo roba. Ah no, mi sa che è qui. No. Maledizione, pure sento vibrare i Joy-Con. Un tesoro nascosto in questa stanza non è visibile a occhio nudo. Entra in armonia con il suolo e senti ciò che ha da dirti. Solo così lo troverai. Buona fortuna. Ora con calma e per piacere. Dannazione, c'erano questi. Guardate qui che strage che abbiamo fatto di Goomba, gialli. Qui ce n'è un altro. E dovrebbe venire tipo qui. Yes, luna presa. Alla grande. Tremori nella caverna. Perfetto, mi aveva fregato il fatto. E qui ce n'era un'altra ancora. Ci sono Goomba gialli anche qui, forse. Sento vibrare un'altra volta però. Sì, c'erano Goomba gialli anche qui. Perfetto. Tre insieme, grande Mario. Fenomenale Mario, possiamo anche riuscire. E... andare verso quella benedettissima campana di vetro, che tutte le volte che ci voglio andare riesco a trovare il modo di allungare la situazione, perché lo sapete ragazzi, a me piace troppo esplorare, sono fatto così. Ma non c'eravamo già stati qui, dannazione. Allora, dov'è quella campana? Dove rimane? Perché allora lì c'è una luna e là c'è la campana. Allora, dato che qui c'è acqua, io direi di riprendere uno di quei cosi
dei geyser là, quegli geyser volanti vaganti. Stiamo rischiando notevolmente perché questo affare mi ha beccato mentre stavo andando in là, quindi... Chi era? Missile terra-aria! Doveva essere il boss. Quella specie di polipozzo gigante che mi ha sparato. Sì, doveva essere lui in teoria. Mamma mia però che botta. In teoria dovrebbe andare bene questa altezza. Vediamo un po', ma anche no. Però... No! Non mi finire adesso! Dai che c'è qui! Dai che ci siamo, c'è l'acqua! Grande, grande lui, perfetto! C'era anche un gabbiano, tra l'altro, accanto a noi. È stato abbastanza inquietante. Comunque, luna presa. Questa cos'era? Sul dirupo che dà sulla spiaggia. Ok, ottimo. Mentre adesso, io sempre con questa, vorrei riuscire ad arrivare fin là. Secondo voi... Perché non andava stavolta? Avete visto che non era partita? Vai, 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 vai! Grandi! Grandissimi in questo modo, perfetto. Altra luna presa. Ho scorciato di brutto, credo. Però c'è soddisfazione. Il tappo sopra la gola. Come si apre, tra l'altro, questo tappo? Da solo? Sì? Yes? Grandi! Ok, altro pulsante disponibile qui, tutto per noi. Bellissimo il nostro capi che si trasforma anche in cappellozzo. Poi torneremo sopra la gola conchiglia. Ok, torneremo indietro. Lì c'era altra roba, allora non avevo visto male. Ci dovremmo tornare in qualche modo. Magari arrivando fin laggiù con quell'affare crea geyser e poi salendo. Comunque, nel frattempo, attiviamo questo... Facciamo saltare un altro tappo, anzi. Questo prende botte in testa come non mai, grandissimo. Grazie Cappi, ottimo lavoro, mancano ancora due fontane. Con calma ci arriviamo, con calma ci arriviamo. Nel frattempo fatemi fare questa piccola strada, credo che sia al contrario rispetto a come la dovevamo fare. A mio parere, almeno secondo me è al contrario. Sì, ok, distrutto tutto, c'è qualcosa qui dietro. Ah, c'è quello, no, forse allora non era al contrario, forse era il posto giusto per arrivarci, perché... Sembra strano, altrimenti... Tre monetozze del regno. Bene, bene, bene. Questa è ottima. Qui non vedo nient'altro, francamente. A parte quelle specie di cose spinate che vanno a 10.000 km orari. Mamma mia. No! Rischiato tantissimo, ma ce l'ho fatta. Grande, siamo sempre vivi. Non si sa come. C'è un Goomba col cappellino. Perché? Cos'è? Dove è finito? Dove è andato a finire, ragazzi, quel Goomba? Mamma mia, ok, perfetto, andata. Vediamo un attimo se ricompare, scusate. Sì, quindi va preso, va acchiappato in questo modo. Fammi riprovare. Non riesco ad acchiapparlo. Neanche da qui, stavolta l'avevo preso, come avete visto. Quindi proviamo a scendere, vediamo un po' dove andiamo a finire. Magari c'è modo di tornare su in qualche maniera. Forse. Io provo a schiacciare. E sono rimasto io schiacciato, dannazione, è stata un po' male. Che non fosse questa la strada giusta da fare. Come vedete si risale poi. E a questo punto, a parte il fatto che vorrei evitare sti affari, prendiamo questo checkpoint. Poi sentiamo chi ha da dirci questo. Ho cercato di prendere la luna là dentro, ma le conchiglie preferisco tenere sulle spalle, non evitarle. Beh, in effetti, non hai tutti i torti. Senza le quattro fontane questo luogo non possiede lo stesso fascino. Là ci sono altre tre monete del regno. E questa mi sa tanto di parte nascosta, invece. Ma proprio tanto, tanto, tanto di parte nascosta, come potete vedere. C'è roba anche di là. Ci andremo, magari non questa volta. Vediamo un po' se in questo episodio riesco ad attivare tutte e quattro le fontane. Quindi direi di non perderci oltre, almeno in questo episodio. Se vuoi riuscire a risalire la gola, il tempismo è fondamentale. Ce la facciamo. Dicevo, vediamo un po' se in questo episodio riusciamo a fare la storia principale di questo regno. Poi tanto magari ci ritorniamo. Cioè, non magari, tanto ci ritorniamo perché voglio fare il 100%. Quindi state tranquilli, più avanti ci ritorneremo, non vi preoccupate. E l'altra campana è là, ok. Bene a sapersi, qui altre tre monetozze che prendiamo instant. Magari non così, Ale, ma comunque è andata, l'importante... Mario, grazie... No, c'è quello che ci segue, attenzione! È l'algozza che ci seguiva, dannatissima alga. Bene, in questa maniera, lì ci sono due colonne. Secondo me in una c'è una luna. Perché... Insomma, Mario, ok.
E invece no, mi ha fregato, dannazione. Avrei giurato che ci fosse una luna. No, qui ci andiamo poi. Dai, ragazzi, no, non vi voglio perdere troppo in giro perché altrimenti è un problema. Vediamo un po' di. No, Mario. No. No. Ok, allora passiamo davanti. Che visto che non ce la fai a passare di qua, passiamoci davanti. Benissimo, qui c'è roba. Goomba gialli, tanto per cambiare. Ormai abbiamo imparato il modo per prenderli tutti abbastanza facilmente, direi. E l'importante è quello, senza crearci troppi problemi, troppi guai. Peccato che questi non si possono catturare perché secondo me sarebbero delle figate assurde da impersonare queste algozze. Viene tutto teorica, ovviamente, però secondo me lo sarebbero. Ora la campana è là. Quindi proverò. Grandissimi in questo modo. Là c'è un Plessy. Cappellaio, tra l'altro. Vediamo un po' qui se riusciamo a salire in qualche. Ah, ci sono i tizi. Ok, scusate, non posso più chiamarli tizi. Come si chiamano? Aspettate che vado a vedere. Sprizzo, gli sprizzi ci sono. Ok, perfetto. Non ce la facevo più a chiamarli tizi. Sprizzi, sono sprizzi, sprizzi. Non è che ci avessi sbagliato di tanto, per la verità. Comunque, vedo che di qua c'è altra roba. Quindi, prima di prendere lo sprizzo in questione, prendiamoci prima di tutto sti soldarelli. Ah, grandi, sempre esplorare. E poi c'è anche un seme che al momento non ci interessa perché non lo voglio portare fin là. Ve lo ricordate? Quasi all'inizio. Sì, sembra incandescente, ma forse spruzzandoci l'acqua sopra. Sai che potresti avere ragione, caro Cappi? No, vai all'indietro. Ah, quindi praticamente la. Togliamo la lava spruzzandoci l'acqua, così. Però se siamo. Alla pari. No! No, di poco! Di poco! Fermati, Mario! No! Ha lo stesso problema di Mario Galaxy 2, cioè quando c'è la lava praticamente ci frega. Qui a questo punto io direi quasi di tornarci con un degli sprizzi, perché non vedo altro problema. Il problema è che stavo andando di là a prendere quelle monete del regno, ma non ho calcolato bene la distanza. Da me all'altro pezzo senza lava. E evidentemente sono andato a finire male. Tanto per cambiare, del resto. Fare così, in effetti, è decisamente più semplice. Quindi vediamo un po' di fare questo e poi questo. Almeno qui ci posso andare adesso. Ah, che c'è qua sotto? Ah, c'è una. Wow, anche tre monete del regno ci sono. Aspetta un attimo, bello. Che ti rivengo a riprendere subito. Però le fonti termali sono così calde e piacevoli. Sì, ma ok. Stava per scomparirmi un'altra volta quell'affare. Quindi vediamo un po' di fare. Ah, è più bassa. Ecco perché non ce la facevo. Non me lo dava perché è più basso. Più basso, mamma mia, rischio tantissimo rischiato. Lì c'è la luna, comunque. Quindi ce l'andiamo subito istantaneamente a prendere, lasciando un attimo il nostro sprizzo. E prendiamo questa luna bella nascosta sotto l'acqua. Sotto la lava, tra l'altro. Non ho ben capito come la lava potesse stare sopra l'acqua. Però il tappo di isolotto termale. Ok. Quindi altra campana attiva. Spero. Sì. Ne manca solo una, ne manca. E poi c'è la boss fight. Che faremo in questo episodio. Quindi non scappate, mi raccomando. Perché arriveremo fino alla boss fight. Perciò tranquilli. Poi magari nel prossimo episodio ci andremo a riprendere il regno delle sabbie. Perché là c'erano un sacco di cose che mancavano da prendere e ce le andremo a vedere, quindi. Ancora una fontana, ci siamo quasi. Vabbè, con calma e per piacere ci andiamo. Però come faccio a lasciare tutte lì quelle monete del regno? Ce ne sono troppe, ne ho viste già sei. Cioè, sono troppe da prendere, da lasciare lì più che altro. Almeno a 30 fatemici arrivare che così magari ci vestiamo. Come dovremmo essere vestiti in questo regno appena ritrovo quelle. E ritrovo Plessy, che non vedo più, tra l'altro. E potrebbe essere un guaio il fatto di non vedere più Plessy. Plessy o Dory? Non ho visto bene chi era, francamente. Ho detto Plessy, ma può darsi anche fosse Dory. Oh, eccolo là. Allora, andiamo da lui. Ah, ci attaccano dall'alto. Il dannatissimo ci attacca dall'alto. Vediamo un po' di andare a prenderci un bel cappellino. Qui deve essere una figata assurda sta cosa. Però prima di. Ah, esplodono anche dopo un po'. Ok, benvenuto a bordo. Cappello da turista, ma anche sì, compro. Subito. C'è anche quello da marinaio, ragazzi. No, voglio quello da marinaio. Voglio Mario vestito da marinaio. Cos'era? Grazie al suo materiale traspirante, l'ideale per una vacanza all'insegna e rilassamento.
Completo da turista, la tenuta per chi vuole mettere in chiaro che le vacanze sono un'attività da prendere sul serio. E ce la prendiamo subito. Però costa troppo, dannazione. 20 e 25. Vabbè, è troppo carino effettivamente, quindi è giusto che costi un botto. Sabbia sottovuoto, modellino della Torre Calice, adesivo del Regno del Mare. No. Ah, perché mi diceva del costume da Super Mario Maker che si trova nella City. A parte il fatto che ve l'avevo mostrato che c'era in video, non l'ho ancora comprato perché ancora non siamo tornati nella City. Quando ci tornerò lo prenderemo, non vi preoccupate ragazzi, tranquilli. Non mi dimentico niente. Easy, easy, easy. Oh, ma non c'era qui. Aia, non volevo questo. Volevo fare questo. No, sali e vai a palla gentilmente fino qui, perché ho visto che qua c'è quella campanula, chiamiamola campanula, che mi dovrebbe portare a fare 30.000 km orari e a non prendere tutti questi cosi, che mi sembra più che giusto, no? Ma è bellissimo così. Là ci sono altre monete del regno. Ah, forse era meglio se non le prendevo queste monete del regno. Il tunnel qui in basso è piuttosto lungo. Solo un pesce potrebbe attraversarlo. Allora magari ci ritorniamo poi, perché ora al momento non sono un pesce, quindi non ho intenzione. Ah, non ho intenzione di farmi fregare in questo modo. No, pensavo ci fosse qualcos'altro. Dove diamine è l'altra? Ah, fermi. Dov'è l'altra campana? Me la son persa. Non la vedo più. Era qui poco fa. Ah, è là sopra. Alla faccia. Ma come ci arrivo io lassù in alto? Giusto per saperlo, perché non mi sembra una cosa per niente semplice. Lui ci diceva che l'entrata del faro è poco più avanti. Passiamo di qua? Forse ci risulta un po' più semplice magari. È un po' più avanti in che senso? Devo arrampicarmi? No, semplicemente devo scendere qui. Va bene, l'idea però era carina. Prendiamoci queste monete del regno. E invece sì, devo arrampicarmi mi sa in qualche modo, perché come vedete qui è tutto, tutto bloccato. A meno che l'entrata non sia dal tunnel. Però in quel caso devo prendere comunque un pesciozzo per entrarci, perché altrimenti non ci possiamo andare. Dov'è un pesce smacca qui nelle vicinanze? Lo so che forse potrei anche arrivarci da sopra con quelle specie di geyser, però vedo che laggiù c'è, a parte un checkpoint, ma c'è anche un pesce smack. Quindi vediamo un po' di andare ad attivare prima il checkpoint e poi prendere quel pesciozzo. Ora possiamo salire da qui, saltare lì dentro. Potresti uscire di qui, volevo prendere quel... Vabbè, ok, lasciamo perdere quello. Scendiamo. Si va in un altro... in un'altra zona. Perché mi ha levato il pesce smack? Tunnel subacqueo per il faro, grazie. Eh sì, è il tunnel subacqueo per il faro. Allora sì, è questa la zona, la strada giusta. Secondo me però con una di... con gli sprizzi si poteva salire su, In qualche modo secondo me si poteva fare lo stesso. Qui non vedo assolutamente niente di particolare, quindi prendiamo... Aspetta, aspetta. Ti avevo... No! Mario! Ok, perfetto, è andata bene. No, giù. Benissimo, con quel faro è bellissimo. I pesci smack con quel faro sono favolosi. Negli anfratti del canale oscuro. Io ho visto qui però robaccia che mi spuntava fuori dal terreno. Ora, visto che non voglio fare una brutta fine, cerchiamo di prenderla molto veloce questa zona. Ah, questa zona. Questa è cattiveria però, così. Ti pare che non ci sia nascosto qualcosa anche dentro... dove spuntano loro. Mi sembra strano che non ci sia nascosto proprio niente. Comunque, la luna ce la siamo già presa. Ce ne dovrebbe essere in teoria solo un'altra. Che meno. No. Ma dai, ma è cattiveria così. Mamma mia. Vai pesce smack. Disintegra tutto. Che non si sa mai. Alle volte ci potrebbe essere nascosto un qualcosa. Lì c'è un cuoricino che ci andiamo subito a prendere. No. Ho fatto bene a controllare indietro, perché c'erano tre monete del regno. Sempre controllare da ogni parte praticamente. Scendiamo. E ho l'impressione che una luna ce la siamo giocata. Ma ho giusto questa impressione. Vabbè,
Ok, risaliamo fuori, tanto ci torneremo, lo sapete, ormai lo sapete, rifaremo tutto da capo ogni volta per benino, prenderemo tutto quanto, quindi tranquilli, non vi preoccupate, non saltiamo niente. Io tra l'altro vi ringrazio per tutti i commenti che mi lasciate per le cose che mi perdo, veramente grazie di cuore per tutti anche i consigli vari che mi dite, veramente grazie, grazie, grazie. Il tappo del faro, preso. Perché altrimenti senza... mi sa che non riuscirei a trovare tutto, senza quello che mi scrivete voi ogni volta nei vari commenti. Siete veramente molto molto importanti per questa serie e molto gentili tra l'altro a scrivermi le cose, quindi grazie. Ultima botta! Sembrava quasi l'immagine quella dalla Terra alla Luna. Non so se cinematografica, con la Luna che aveva quella specie di tappo in un occhio, che era un razzo, però vabbè. Mi sa che tocca a lui, evviva! È giunto il momento di riprenderci l'acqua nobile. Io provo ad andare da lui. Magari scatterà fuori una boss fight con quattro tubi qua sotto. Perché dovrebbero esserci quattro tubi qui? Lo scopriremo in uno dei prossimi episodi, se rimango vivo, perché non ne sono del tutto sicuro. Prendiamo... no! Volevo prendermi uno di loro, provare ad attaccarlo così, il bestione. Mi sembra che effettivamente... ah, no! Dannazione! Forse devo andargli sopra e poi attaccarlo, visto che ha la lava in testa. Ci proviamo, vediamo un po'. Aia! Sì, direi di sì! Il casino è che ho già subito un po' troppi danni al momento, quindi rischio veramente tanto e lui... e lui si sa difendere piuttosto bene! Aia! Mi sono finito addosso. Avrò tagliato qui perché effettivamente non l'ho preso manco una volta. Quindi mi sa che avrò quella parte ve l'avrò un po' tagliata. Vai così grandi. Esci però adesso, bravo Mario. Perfetto. Perché altrimenti stavo andando a finire veramente male. Ah, no, no. Basta, basta colpirmi, dannazione. Un cuore, c'è un cuore da qualche parte? Sembra di no. Andiamo a salire. Fai così, no. Bravo. Quindi che succede adesso? Che succede, amico? Oh, mamma mia, ho rischiato tantissimo. No. Forse devo colpirlo con Mario normale adesso. Sarà da capirlo. Magari cadendogli in testa. Vediamo un po' se ce la facciamo, Tanto marcia d'avvicinamento. Poi saliamo sopra. Maledizione, no, l'ho già preso diverse volte. Mi sa che semplicemente c'è da ricolpirlo. Il fatto è che gradirei un cuore. Gradirei veramente un cuore al momento, perché sta andando a finire male altrimenti. Vai! Ce l'abbiamo fatta, mi sa, sapete? E invece no. Mi ha detto grande, ma ancora non è finita, credo. Dove è andato il marrano? Dannatissimo, fermati! Non vedo cosa sta per fare. Cosa sta lanciando? Razzi terra aria. Ma cos'è sta cosa? Lì c'è un checkpoint che tra l'altro non ho preso. Poi devo andare a prendere. Non vedo questa teorica. Ah, qui sta diventando difficile. Lo devo mettere all'angolo, diciamo così, perché altrimenti mi frega. Tipo adesso. No. Non avevo più... no, dannazione, non avevo più velocità, più spinta. Questa è tosta, come boss fight. Bella tosta, ci rivediamo lì dopo i tre colpi praticamente. Perché giusto così, durante la boss fight uno non deve solo fare la boss fight, ma deve prendere un cuore in più. Perché giusto così, almeno andiamo a 6. E poi bloccare anche un checkpoint, Palazzo Calice, così a caso. Mentre stiamo facendo la boss fight, ma va bene in questo modo. Le soddisfazioni della vita. Vai Mario così. Vai Mario, vai che adesso è bloccato. No, è vero. Me la evade alla seconda. Ah. Vai adesso. Non scappi. Dannazio. L'ultima parte è veramente tostissima, perché va fatta praticamente in tre parti. Questa è bella rognosa. No. No. Mi ha fregato due volte, era praticamente finito. Vai adesso! E yes! Grandi così, alla grande!
Ah, l'ultima parte forse è quella. Oh, mamma mia. No, Fer, calmati. Siamo sopra. Che fine stiamo facendo, dannazio. Prendila al volo, quella multiluna forse è il caso. Aia. Wow. Wow. Bellissima quell'immagine. E intanto noi, ragazzi, ci prendiamo la multiluna. Grandi Cappi e Mario, grandissimi. Tra l'altro col vestito da hawaiano il nostro Mario ce l'ha fatta. Bellissimo. Con le ciabatte infradito. Bellissimo. Bicchiere mezzo pieno. Ok, grandi. Bella boss fight anche questa. Forse come difficoltà mi sa che è la più difficile. Cioè, più difficile, la più lunga, no? Più difficile perché una volta capito come attaccarlo non è neanche difficile, perché lui non è che miri tanto bene a prenderci, quindi alla fine si fa bene. Però che splendido tramonto. Senza contare che le fontane e l'acqua nobile sono tornate ai legittimi proprietari, tutti noi. Guardate che immagine questa, fantastica. Sembra che Bowser non si trovi più in questo regno. Vogliamo dirigerci verso la nostra prossima tappa? Io direi di sì, caro Cappi. Mamma mia. E anche questo regno del mare è concluso, in poche parole, in pratica. Un saluto da Axios00, nel prossimo episodio torneremo al Regno delle Sabbie. E vi ricordo, se vi va, di condividere questi video sui vostri social, se vi va di iscrivervi alle mie pagine Facebook e Twitter, seguirmi su Instagram e Telegram e aggiungermi agli amici di Steam, Wii U e PlayStation Network. E vi ricordo che ho la lista amici di Nintendo Switch piena, purtroppo. Un saluto ancora da Axios00 e alla prossima. Mario Stealth!